Ben ritrovato in studio per questa seconda parte di Free News. Come anticipato adesso la cronaca, i carabinieri di Comiso e Vittoria hanno arrestato due coltivatori di marijuana. Si tratta di Biagio Pellegra, comisano di 45 anni, e di Giuseppe Reale, vittoriese di 32. Sentiamo. Arresto per coltivazione e vendita di marijuana. I militari della sezione di Comiso hanno tratto in arresto Biagio Pellegra, comisano di 45 anni, coniugato, portatore incensurato, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in contrada Deserto sono stati ritrovati sul terrazzo e nel cortile antistante l'abitazione 19 piantine di cannabis indica in fase di crescita, successivamente all'interno del terreno di sua pertinenza, occultate tra la vegetazione circostante, sono state rinvenute ulteriori 17 piante dell'altezza media di 1,80 m, poco prima innaffiate. Al termine delle formalità del rito, l'arrestato è stato assoggiato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto invece Giuseppe Reale, vittoriese di 32 anni, coniugato operaio e pregiudicato per reati specifici, poiché nel corso della perquisizione domiciliare è stata trovata in terrazzo un vaso in plastica contenente una pianta di cannabis dell'altezza di 80 cm circa, nonché 3 grammi della stessa sostanza già essiccata, una busta per alimenti intrisa di marijuana posta all'interno del frigo e un bilancino di precisione, il tutto posto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di coltivazione e detenzione ai fini dello spaccio. Nell'intera attività antidroga sono risultate sempre molto preziose le capacità delle unità cinofile del nucleo carabinieri di Nicolosi, che hanno preso parte alle perquisizioni con il cane Ivan, ormai denominato il Terribile, dopo le brillanti operazioni degli ultimi tempi nella Compagnia di Vittoria e in altri territori della Sicilia orientale. Al termine delle operazioni, tutte le piante sono state estirpate, sottoposte a sequestro e trasmesse al laboratorio di sanità pubblica di Ragusa dell'azienda sanitaria provinciale, al fine di quantificarne il principio attivo contenuto. Ancora la cronaca con un altro arresto per spaccio, questa volta di eroina. I carabinieri di Comiso hanno fermato Hassan Tlili, tunisino di 28 anni, colto in flagranza mentre cedeva una dose ad un 37enne comisano. Spaccio eroino arrestato due volte in un mese. I carabinieri della stazione di Comiso lo avevano già arrestato nel giugno scorso, quando, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita con il supporto delle unità cinofile di Catania, era stato trovato in possesso di due dosi di eroina, nonché della somma di 510 euro ritenuta provento dell'attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. Questa volta Tlili Hassan, tunisino di 28 anni, è stato invece colto dai militari nella flagranza di cedere una dose di eroina pari a mezzo grammo ad un 37enne comisano, il quale verrà segnalato all'ufficio territoriale del governo di Ragusa in qualità di assuntore. Inoltre, nel corso della perquisizione personale, il tunisino è stato altresì trovato in possesso della somma di 30 euro provento della cessione, il tutto sottoposto a sequestro insieme alla droga, la quale verrà inviata presso il laboratorio di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa al fine di stabilirne l'effettiva composizione. Tliti era già conosciuto ai militari dell'Arma di Comiso, oltre che per la vicenda del mese di giugno 2013, anche per essere stato tratto in arresto il 25 giugno dello scorso anno, poiché sorpreso in possesso di due dosi di eroina, che per le modalità di taglio e rinvenimento, nonché per la condotta rilevata in sede di indagini, apparivano destinate ad un uso esclusivamente personale. Nel mese di maggio era stato poi denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ieri, a seguito della sua condotta, è stato arrestato e condotto presso la caserma di via Sciascia di Comiso, da dove, al termine delle formalità di rito, è stato assoggiato presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di spaccio di droga. E la polizia ha colto in flagranza di reato alcuni dipendenti infedeli che tradivano i loro titolari rubando soldi e oggetti di ogni tipo. Gli uomini della squadra volanti della Polizia di Stato negli ultimi 2 giorni hanno denunciato per furto aggravato 3 persone. Un noto ristoratore di Punta Secca da 2 settimane aveva assunto per la stagione estiva un nuovo cameriere e, strana coincidenza, si accorgeva che dalla borsa dove metteva il denaro della cassa ogni tanto mancavano delle banconote. Insospettito proprio dei suoi collaboratori, ha installato una telecamera puntandola sul registratore di cassa. In pochi giorni ha colto in flagranza il cameriere che da lui stesso era stato assunto perché disoccupato. Immediato l'intervento della volante che ha proceduto a perquisizione personale, trovando ben 800 euro nel calzino dell'uomo.
una multinazionale dei supermercati non aveva fatto i conti con un dipendente infedele che sottraeva denaro dalla cassaforte. Pervenuta la denuncia di furto presso la squadra volanti, gli agenti hanno visionato il filmato delle telecamere di videosorveglianza. In piena collaborazione con i responsabili del punto vendita e con i legali della multinazionale, sono stati visionati i filmati decine di volte, fin quando appariva chiaro che il ladro era proprio loro dipendente. Una donna invece è stata sorpresa dall'impianto di videosorveglianza di un grande magazzino, mentre trafugava dagli scaffali piccoli elettrodomestici di ogni tipo. La tecnica era molto semplice: chiedeva informazioni all'addetto del reparto che si avvicinava, lei faceva finta di essere interessata e dopo aver fatto diverse domande diceva di volerci pensare su. A quel punto il commesso si allontanava per andare da altri clienti. In quegli istanti, appena l'addetto si voltava, commossa e repentina, infilava in borsa l'elettrodomestico rimuovendo la placca antitaccheggio. I sospetti degli agenti venivano confermati dalla perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire parte della merce rubata. I restanti oggetti, per il complessivo valore di 1.300 euro, sono stati ritrovati da ignari amici della donna, ai quali lei aveva fatto dei regali a compensazione di precedenti prestiti di denaro. Continuiamo ancora con la cronaca. Un altro cittadino somalo è stato trasferito dal centro di prima accoglienza di Pozzallo all'ospedale. In questo caso non si tratterebbe però di meningite, ma di una broncopolmonite mal curata. I livelli di guardia nel centro si sono comunque notevolmente alzati. Un altro migrante trasferito in ospedale a Modica. Dopo il caso di meningite, un altro giovane somalo è stato allontanato dal CPA di Pozzallo e portato all'ospedale di Modica per via dei sintomi che gli sono stati riscontrati dai medici. Per altri accertamenti è stato poi trasferito a Scicli e anche i sospetti di meningite pare siano stati al momento accantonati. Nessun allarmismo, anche se dopo il primo caso di meningite riscontrato il livello di attenzione si è naturalmente alzato. In questo caso pare si tratti di una broncopolmonite, visto le condizioni precarie in cui hanno dovuto fare la traversata i migranti arrivati in questi giorni sulle coste iblee. È ricoverato invece in rianimazione all'ospedale di Rimini il giovane somalo affetto da meningite che era rimasto per alcuni giorni nel centro di pronta accoglienza di Pozzallo. Si tratta di un 14enne affetto da meningococco, l'agente responsabile della meningite, ma anche di setticemia. Il minore era stato trasferito presso un centro di Arezzo, ma poi per la gravità della sua salute si era reso necessario il trasferimento. Bisognerà attendere fino al prossimo 5 di agosto per escludere altri casi di meningite all'interno del centro. Il periodo di incubazione, infatti, della malattia varia da 1 a 10 giorni. Incidente stradale questa notte intorno all'1 sulla strada statale 514 Ragusa-Catania nel territorio di Chiaramonte. A scontrarsi una Volkswagen Golf e un furgone Iveco che viaggiavano in direzione opposta. Ad avere la peggio di occupanti dell'auto, un 32enne di Ragusa ed una 30enne di Termini Imerese, che hanno riportato rispettivamente una prognosi di 35 e 15 giorni. Per il conducente del furgone, un uomo di Adrano, prognosi solo di 3 giorni. Sul posto per i rilievi, la Polstrada di Vittoria. E la Polizia Municipale di Vittoria è al lavoro per contrastare all'alta velocità e l'abusivismo commerciale. Sentiamo i risultati conseguiti in questo servizio. Fine settimana all'insegna dei controlli per la Polizia Municipale di Vittoria. Il comandante del Corpo di Polizia Municipale Cosimo Costa ha reso noto il bilancio delle attività svolte nell'ultimo fine settimana. Su input dell'amministrazione comunale, ha affermato Costa, sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle norme del codice della strada, della nona e dell'ambiente. L'obiettivo primario rimane quello della sicurezza stradale, con particolare riguardo alla Vittoria Scoglitti, molto trafficata in questo periodo dell'anno. Per questo ho disposto controlli serrati sul rispetto del limite di velocità con auto velox fisse e mobile, nonché sul rispetto del divieto di sorpasso lungo tutta l'arteria. L'attività sanzionatoria dell'ultimo fine settimana ha portato poi all'elevazione di 341 preavvisi per le soste irregolari, alla contestazione di 19 verbali per le violazioni varie e alla rimozione di 6 veicoli. Gli uomini del comando municipale sono inoltre intervenuti per effettuare i rilievi in 3 incidenti stradali. I controlli effettuati sulla ex strada provinciale 17 hanno portato alla rilevazione di 27 numeri di targa di altrettanti veicoli che hanno effettuato il sorpasso in presenza di divieto e all'elevazione di 77 verbali per superamento del limite di velocità. La squadra nonaria ha effettuato un'incisiva azione di controllo tesa al contrasto dell'abusivismo commerciale, elevando 8 verbali per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono stati infine elevati verbali di violazione amministrativa all'interno del mercatino del lunedì di Scoglitti per occupazione di spazi da parte di ditte non autorizzate.
Il Comune di Comiso ha presentato un progetto per il Museo Civico di Storia Naturale. La legge regionale 16 del 5 marzo 79 dà la possibilità a tutti gli enti locali di promuovere la realizzazione di iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico attraverso un contributo economico regionale. Si tratta, ha spiegato l'assessore ai beni culturali Giulia Di Giacomo, di risorse a cui il Comune di Comiso non aveva mai fatto ricorso e che vengono stanziate annualmente e in misura variabile nel bilancio della regione siciliana e che intendiamo utilizzare per promuovere il Museo Civico di Storia Naturale. Il progetto presentato ha come obiettivo l'ampliamento della sezione dedicata ai giganti del mare, che sarà allestita nei locali dell'ex centro servizi culturali. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DG. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.